Ciao e benvenuti al nuovo video della comunità Open Veg Italia. Oggi voglio parlare di questo servizio molto interessante. Permette di creare infografiche in modo semplice e anche gratuitamente. Allora, andate sul sito. Questo è l'URL. Allora, una volta sul sito potete registrare il vostro account ex novo, cioè quindi compilando tutti i campi. Oppure usufruire dell'account Facebook G+ per loggarvi. Una volta che vi siete loggati, questa è la schermata che troverete. Allora, piccola parentesi, questo servizio permette sia di creare infografiche in modo totalmente gratuito, quindi potete scegliere fra 60 template, oppure usufruire dell'account Pro che permette di trovare e utilizzare 1000 template. Questo di qua, diciamo, la scelta spetta a voi. Questa è una piccola parentesi. Noi stiamo utilizzando un account free. Allora, e possiamo scegliere fra 60 template, come abbiamo detto prima. Se volete qualsiasi informazione riguardante l'utilizzo, basta che cliccate Start Fresh. Noi non clicchiamo e scorriamo i nostri template da poter utilizzare e modificare a nostro piacimento. Allora, questo servizio permette proprio di utilizzare come base grafica i vari template, ovvio che comunque poi devono essere personalizzati, quindi scegliete i template basandovi sui dati che avete. Nel senso, vi spiego, almeno io faccio così, poi ognuno è libero di fare come vuole ed è normale che questi di qua sono dei piccoli consigli, però ognuno, diciamo, è libero di fare quel che vuole. Scusate l'impappinamento, ma ci sta sempre come. Allora, io per esempio ho vari tipi di dati che ne so, che coprono diverse aree geografiche, quindi magari utilizzerò una mappa anche del mondo dove poter inserire tutti i miei dati. Oppure, scorriamo. Ho vari dati che racchiudono due tipi di categorie, quindi per esempio utilizzo questo, che magari non racchiudono delle categorie tipo femmine o maschi, però posso comunque sempre cambiare insomma, diciamo, il nome. Quindi clicchiamo su Femal e inseriamo la nostra categoria. Quindi facciamo, prima di tutto, prima di cambiare Femal Mail, noi definiamo un nostro, diciamo, titolo che racchiude più o meno tutto il concetto. Quindi, visto che comunque non mi stanno venendo tante idee, io metto esempio o example, comunque quello che volete voi. E potete prima di tutto definire le categorie, quindi se i dati che avete e dovete riportare all'interno diciamo, dell'iconografica sono, che ne so, occupazione, disoccupazione o comunque viaggiatori e sedentari o qualsiasi categoria, o maschio o femmina, se maschio e femmina lasciate così, oppure modificate le vostre, insomma, diciamo, le scritte dei vostri dati. Una volta modificato le scritte, potete modificare anche le percentuali o comunque inserire qualsiasi altra cosa. Al posto delle percentuali possiamo inserire invece, che ne so, 180.000 abitanti, per esempio, o contro, che ne so, 1200 stranieri oppure 180.000 residenti contro, che ne so, 18.000 domiciliati, non so, non residenti. Quindi spetta a voi e dipende pure dai dati che avete, insomma, questo di qui è normale, però questo semplicissimo strumento ti permette di creare le infografiche che più vi aggradano. Vedete qui abbiamo un menu, un secondo menu e un terzo menu. Quindi partiamo da quello di sotto, possiamo cancellare, mettere come privato, clonare, cambiare testo, insomma, queste di qui sono abbastanza semplici: boldoso, non boldoso, corsivo, non corsivo, la posizione, l'opacità, il colore,
l'allineamento, quindi centrale o non centrale, la dimensione del testo, il tipo di fonte e anche sicuramente il link associato, insomma, all'infografica, scusate. Questo è il primo menu. Abbiamo il secondo. Nel secondo possiamo scegliere i vari template, gli oggetti che ci mettono a disposizione, il background. Possiamo disegnare, quindi ci sono delle linee. Possiamo scegliere il testo, così qui non ho idea di che cosa sia. Poi abbiamo lo scart. Ah, i grafici. Possiamo inserire vari tipi di file, possiamo zoomare. Insomma, e altre cose. Probabilmente questo qua, se mettiamo present, sarà la rappresentazione. Sì, e infatti possiamo uscire, che probabilmente sì, quello che praticamente abbiamo fatto. Poi possiamo salvare, possiamo aprire altri file, possiamo cancellare, scaricare quello che abbiamo creato e mostrarlo. Queste sono, diciamo, le funzionalità più diciamo generali di questo strumento. È normale che sono dei piccoli, diciamo, è un tools, diciamo, abbastanza generico, non entriamo nel merito, però penso che siano le funzionalità, diciamo, che vengono utilizzate maggiormente da tutti gli utenti. È normale che una persona poi deve comunque fare esperienza e utilizzare questo servizio e utilizzare diversi template, adattarlo a quello che effettivamente gli interessa. Con questo è tutto e un saluto dalla comunità OpenPage Italia.